inutile dire che siamo tutti tristi sul fatto che non potremo andare al Merano Wine Festival, quindi ci troviamo sotto il sole. Ringrazio l'invito di Stefano e delle cantine Terre del Lago Rai per poter assaggiare i loro prodotti. Stefano, cosa ci hai portato oggi? Allora, oggi vi descriviamo due prodotti che sono stati premiati in questa importante manifestazione: un Trento DOC con una medaglia rossa e un Solaris con medaglia d'oro. Iniziamo con una descrizione del Trento DOC. Partiamo, è un prodotto fatto con uva al 100% Chardonnay e proprio in questo momento ci troviamo all'interno di un vigneto dove l'uva raccolta viene conferita proprio alla cantina Terra del Lago Rai. Parliamo quindi di un 100% Chardonnay, uve raccolte nella prima decade di settembre, non vengono diraspate, l'uva viene pressata direttamente, il grappolo intero, segue una vinificazione in acciaio con fermentazione a temperatura controllata e poi una caratteristica molto importante di questo prodotto è che è un prodotto con malolattica svolta al 100%. Siamo di fronte a un prodotto che sta a circa 18-20 mesi in affinamento sui lieviti. È una tipologia extra brutta, quindi con 3-4 grammi litro di zucchero residuo e una gradazione alcolica di 12,5 gradi. Passiamo a questioni un po' più pratiche, non ci dilunghiamo sulla parte tecnica. Non vogliamo essere troppo noiosi e annoiarvi, andiamo a vedere cosa troviamo veramente in questo bicchiere. Il naso subito molto fine, c'è subito questa mela, questa nota anche logicamente che ricorda un po' il lievito. In bocca lo troviamo con questa bella cremosità, questa nota molto avvolgente. Interessante anche questo gioco di grande equilibrio e eleganza invece data dalla freschezza e l'acidità. Bollicina sempre persistente e sempre molto delicata. Passiamo ora al secondo vino che è stato premiato a questa manifestazione. Stiamo parlando di Solaris, precisamente stiamo parlando della annata 2019. E Solaris è una varietà che è nata circa 40-45 anni fa a Friburgo ed è frutto di una serie di numerosi incroci di vitigni diversi e l'obiettivo era quello di cercare di ottenere una varietà tollerante alle principali critogame, alle principali patologie della vite, in modo da rendere la coltivazione più sostenibile. Stiamo parlando di numerose varietà che possono essere ricondotte anche allo Chardonnay, al Riesling, al Pinot Grigio, a dei Moscati. Quindi andiamo poi a ritrovarle anche in questa varietà. Interessante perché il naso è veramente molto molto ampio, si passa principalmente da una nota molto vegetale, c'è anche questa nota che si sente subito molto importante, la nota della salvia. In bocca invece anche qui ritroviamo il terreno logicamente della bassa valsugana, questa freschezza che continua e anche questa leggera nota sapidità. Bello comunque come anche in questo caso troviamo ancora questo vino, questa persistenza molto molto lunga in bocca, questo gioco di quasi come fosse un vino aromatico, quindi questa nota sempre riconducibile a un frutto, a una mela ancora molto fresca e ancora a questa salvia che veramente è molto molto interessante. Questa sapidità che ritroviamo un po' in tutti i nostri vini Terre del Lago Rai è dovuta proprio al terreno che abbiamo nella nostra zona, soprattutto la cantina del Lago Rai che conferisce queste note proprio di sapidità ai vini. E il Solaris è la varietà più precoce, la prima che entra in cantina, viene raccolta ancora a fine agosto, quindi ha il vantaggio questo di poter essere coltivato anche in zone molto più alte e più fresche, proprio per mantenere anche questo aspetto di acidità. E viene raccolto quindi a fine agosto, viene fatta una diraspatura, una pressatura e è una semplice vinificazione in acciaio a temperatura controllata. Il vino poi rimarrà sulle proprie fecce fino all'inverno, momento nel quale verrà imbottigliato e poi seguirà un bel periodo di affinamento in bottiglia. Ringrazio Silvio, il mio ex compagno di classe, e ringrazio soprattutto Merano Wine Festival per questa opportunità che ci ha dato, sperando di vedervi presto in cantina a Terre del Lago Rai. Ringraziamo anche chi sta facendo il filmato. Sì, vabbè, bisogna. Io lo farei. E ringraziamo Francesca per questo supporto che ci ha dato. Supporto non è proprio a livello.